Amici sportivi appassionati di pallamano, le immagini vi giungono dalla palestra Palumbo di Salerno, dove per la quarta giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile si affrontano la Iomi BDO Salerno e l'Ariosto Ferrara. Passiamo subito alla lettura delle formazioni. La Iomi manda in campo con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 4 Ilaria Dalla Costa, con il numero 5 Roberta Motta, con il numero 6 Erika De Somma, con il numero 9 il capitano Antonella Coppola, con il numero 10 Sule Sulecchi Hernandez Gomez, con il numero 11 Vicky Vittoria Romeo, con il numero 12 Monica Brewster, con il numero 18 Pina Napoletano, con il numero 23 Giulia Antonia Fabbo, con il numero 24 Siria Lauretti Matos, con il numero 25 Laura Casale,
con il numero 32 Simona Biraglia, con il numero 33 Valentina Landri, il tecnico è Neven Rupez. Ariosto in campo con il numero 12 Paola Gambera, il numero 16 Melanie Prentaler, il numero 3 Camila Gilbelbe, il numero 4 Nelly Dobreva, il numero 7 Nerea Costanzo, il numero 8 Giulia Burgia, il numero 14 Matilde Tisato, il numero 35 Maria Anica Sandri, il numero 46 Alice Anica Sandri, il numero 46 Alice Grossi, numero 53 Flavia Spasari, il capitano del 77 Katia Soglietti e l'88 Nicoletta Marcheggiani, il tecnico è Carlos Alberto Britos. Intanto gli arbitri sono i signori Cimini e Ciotola, il match è iniziato con possesso Ariosto, con Marcheggiani che prova a servire Soglietti, la sfera però si perde out, riparte la Iomi con Dalla Costa, Landri, Gomez, la conclusione, la parata di Prentaler che fa ripartire subito Dobreva, poi la conclusione di Belbe respinta da Monica Brewster e poi il fischio degli arbitri, 9 metri, infrazione in attacco, possesso Iomi. Brewster, Landri. C'è un problema con il pallone, quindi il direttore di gara ferma il tempo e chiede la sostituzione del pallone di gara. Può tutto riprendere ora con Landri, poi Dalla Costa, Pina Napoletano, giro palla Iomi, Gomez, Dalla Costa, Landri, giro palla Gomez per Vicky Romeo, la conclusione, il fallo, il fischio dei direttori di gara e il cartellino giallo per Nelly Dobreva. 7 metri di Iomi. Sulecki Gomez dalla linea dei 7 metri contro Melanie Perntaler. Arriva il fischio dei direttori di gara, parte Sulecki Gomez. La mette in fondo al sacco, 1-0 per la Iomi dopo 2 minuti di gara. Ora riparte Dobreva per l'Ariosto, poi Costanzo subisce il fallo, 9 metri, il fischio del direttore di gara, fallo commesso dal capitano Antonella Coppola. Possesso per l'Ariosto, Marcheggiani, Costanzo, Dobreva, giro palla Ariosto, Marcheggiani, ancora Marcheggiani per Dobreva, la conclusione è murata, recupera ancora però Ariosto con Marcheggiani, Costanzo trova lo spazio, Marcheggiani, Soglietti fermata, in qualche modo possesso Iomi, Gomez, dall'altro lato Landri sbaglia, Marcheggiani riparte in contropiede per l'Ariosto Ferrara, Marcheggiani fermata fallosamente da Landri, quindi 9 metri e possesso ancora per l'Ariosto con Nelly Dobreva, Nerea Costanzo, Soglietti, Marcheggiani, giro palla della formazione di Carlos Britos, Costanzo per Dobreva, ancora Costanzo prova la conclusione, Brussel ci mette il piede, rimessa però ancora per la formazione ospite con Costanzo, Nelly Dobreva, Burgia, Costanzo, giro palla per l'Ariosto Ferrara, passivo, si alza il braccio del direttore di gara, sotto passivo l'Ariosto, tanto Marcheggiani prova ad entrare nello spazio, subisce il fallo, 7 metri ordinato dai direttori di gara, cartellino giallo per Pina Napoletano che ha commesso il fallo su Marcheggiani. 7 metri Dobreva dalla linea dei 7 metri contro Monica Brewster, arriva il fischio degli arbitri, Dobreva, la conclusione, la rete di Nelly Dobreva che pareggia i conti 1-1. Intanto siamo già dall'altro lato con Gomez,
Landry si butta dentro, Landry, la conclusione, il fallo, il fischio degli arbitri, il 9 metri e il cartellino giallo per Marcheggiani. Cartellino giallo per Nicoletta Marcheggiani, numero 88 dell'Ariosto Ferrara, per il fallo sulla numero 33 Valentina Landry della Iomi. 9 metri e possesso ancora Iomi. Giro palla, Gomez, Landry, Gomez per Coppola, subisce un fallo commesso dalla numero 3 Burgio, anzi era Belbe, quindi cartellino giallo per Belbe e 7 metri per l'Iomi. Ancora Gomez dalla linea dei 7 metri, parte Gomez, la rete ancora di Gomez, 2-1 dopo 5 minuti qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è la Iomi Salerno e l'Ariosto Ferrara. Ariosto che ora manovra con Neria Costanzo, poi Nelly Dobreva, giro palla, Marcheggiani, Costanzo si butta nello spazio, anticipata, batte il contropiede Romeo, 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 tutta sola, Romeo, la mette in fondo al sacco, Vicky Romeo. Per il gol ancora dell'Iomi, poi dall'altra parte sbaglia l'Ariosto, c'è un fai, un fischio, un cartellino giallo in arrivo, vediamo un po'. 2 minuti per Pina Napoletano che era già stata ammonita, quindi sospensione di 2 minuti per Pina Napoletano, superiorità per l'Ariosto. Possesso ancora per la formazione estense guidata da Carlos Alberto Britos con Marcheggiani, Nerea Costanzo, Soglietti, ancora Costanzo si butta nello spazio, serve Dobreva, Dobreva la conclusione, la rete di Nelly Dobreva, 3-2, cambia ancora il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Intanto fuori Prusser, dentro Laura Casale per l'uomo di movimento in più in casa Iomi. Giro palla della Iomi, Gomez, Landry, Gomez, Landry, la rete di Valentina Landry. Allora dall'altro lato sbaglia l'Ariosto, riparte in contropiede Coppola, 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 rete ancora, altra della Coppola, il capitano, 5-2 il punteggio. Intanto l'Ariosto in possesso con Dobreva per la numero 3 Belbe che in qualche modo manda la sfera in fondo al sacco, quindi rete, 5-3, anzi ora la Iomi in possesso di palla con Valentina Landry, di nuovo fuori Prusser, dentro Casale, uomo di movimento in più in casa Iomi, dalla costa Landry, Gomez, Landry ancora, ancora Landry, Landry, Gomez, non si passa, quindi bisogna ricominciare, rientra Napoletano, Gomez, la conclusione, il fallo, la Iomi era anche sotto passivo per il direttore di gara, hanno alzato il braccio, quindi Iomi sotto passivo, bisogna concludere in fretta. Ancora possesso Iomi però con Valentina Landry che prova lo spazio, Landry, Landry, la conclusione, il fallo. Quindi ancora possesso Iomi e 9 metri ancora. Landry, la conclusione di Landry, parata, rimessa dalla linea d'angolo. C'è stato l'intervento di Melanie Prentaler, quindi ancora possesso Iomi, Gomez dalla costa, ma finisce il tempo, era sotto passivo la Iomi, quindi cambio di possesso, riparte l'Ariosto con Belbe, poi Costanzo, fermata, recupera ancora in qualche modo, c'è un fallo commesso da Valentina Landry,
9 metri, Dobreva, Costanzo, Marcheggiani, giro palla dell'Ariosto, Dobreva, ancora Marcheggiani, Dobreva, Costanzo per Dobreva, poi Marcheggiani, Marcheggiani ancora, fondamento di Marcheggiani, quindi cambio di possesso, di parte Romeo, 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 il pallonetto e la rete di Vicky Romeo. Ancora un gol, 5-3 il punteggio, dopo 10 minuti del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è la Iomi e l'Ariosto Ferrara. Ariosto ora in possesso palla, con Marcheggiani, Costanzo, Dobreva, Marcheggiani, prova la conclusione ma la sbaglia Nelly Dobreva, quindi Prusser fa ripartire la Iomi con Napoletano. Napoletano però non controlla, riparte ancora quindi la formazione ospite che combina però un altro pasticciaccio, quindi riparte Salerno con Gomez, 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 rete di Gomez. Ancora un gol per la Iomi Salerno, tanto possesso per l'Ariosto Ferrara con Costanzo. Poi è entrata anche Matilde Tisato, numero 14 per la formazione di Carlos Britos, al posto di Marcheggiani. Tanto Dobreva, giro palla dell'Ariosto con Tisato proprio, che subisce fallo, 9 metri. Ancora possesso Ariosto. Giro palla, Dobreva. Tisato, Soglietti, si gira, butta dentro ma sbaglia, quindi nulla di fatto, riparte la Iomi con Gomez, poi Napoletano che aggancia, Napoletano, la conclusione parata da Brentaler, quindi ancora Ariosto in contropiede con Dobreva, che serve ancora Dobreva per Costanzo, 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 non si passa di lì, 9 metri, c'è il fallo. Costanzo, poi Dobreva ancora per l'Ariosto, giro palla per la formazione ospite qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo con Costanzo, Dobreva, ancora Costanzo si butta nello spazio, subisce fallo, ancora un 9 metri per l'Ariosto con Dobreva, 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 la conclusione è murata, poi Gomez riparte in contropiede con Coppola, Gomez ancora, Gomez, 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 rete di Zulecki Gomez, ancora lei realizza il gol numero 7 per la formazione salernitana di coach Neven Rupez, time out ordinato da Carlos Alberto Britos. Squadre che tornano nuovamente sul 40-20 dopo il time out ordinato da Britos, tecnico dell'Ariosto Ferrara, sul punteggio di 7-3 per la Iomi Salerno, possesso per l'Ariosto con Belbe che serve Dobreva, poi Burgio, giro palla, Costanzo, poi Soglietti, Tisato,
per Costanzo, Dobreva, serve Belbe che viene però fermata con un fallo, 9 metri, ora Ariosto in possesso con Tisato, Costanzo, Dobreva, poi Costanzo ancora, Dobreva, serve sull'ala, poi ancora Dobreva, Costanzo, la conclusione, la rete di Nerea Costanzo. E poi ancora Romeo, dall'altra parte siamo già con Gomez, Gomez dalla costa, Napoletano, bisogna ricominciare, non si passa di lì, dalla costa, Landri, 7-4 il punteggio, Salerno in possesso con Valentina Landri, sulle Gomez, giro palla, poi Napoletano e la rete di Pina Napoletano, prima rete personale per Pina Napoletano, rete numero 8 per la formazione di casa. Tanto ora ci prova Tisato dall'altra parte ma sbaglia, quindi riparte la Iomi con Sulechi Gomez, Gomez per Coppola, per Romeo, 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 la conclusione, la rete di Vicky Romeo. Ancora un gol, 9-4 dopo 15 minuti di questo primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi Salerno e l'Ariosto Ferrara. Ariosto ora in possesso con Nari Dobreva, poi Belbe, Tisato, Costanzo nello spazio, Costanzo la mette ancora dentro, Costanzo. Poi dall'altra parte ci prova Napoletano ma per Traller para, riparte ancora quindi la formazione ospite con Dobreva, Dobreva per Tisato, poi ancora Dobreva, Dobreva per la numero 8 Giulia Buggia che realizza ancora un gol per il 9 a 6, 9 a 6 per l'Iomi. Intanto si riprende a giocare con Romeo in possesso per l'Iomi, poi Landri, giro palla con Loretti Matos, ancora Gomez, giro palla per Coppola, poi ancora Gomez, 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 rete di Gomez, ancora sulle Gomez, realizza il gol numero 10, 10 a 6, tanto fallo fischiato in attacco alla Iomi, 9 metri per l'Ariosto. Costanzo, poi rientra intanto Nicoletta Marcheggiani sull'ala dell'Ariosto al posto di Giulia Burgia. Giro palla della formazione ospite con Dobreva, poi Costanzo, Costanzo, Dobreva ancora, fermata in qualche modo, poi recupera ancora però Costanzo per l'Ariosto, si alza il braccio degli arbitri, passivo per l'Ariosto, Dobreva prova la conclusione, Brusser però si fa ingannare dalla traiettoria beffarda e quindi gol di Nelly Dobreva, 10 a 7. Per l'Iomi, intanto è già Coppola per l'Iomi, fuori Casale se non andiamo errati. Giro palla per la formazione salernitana di coach Rupez con Landri, Gomez, Loretti Matos, Loretti Matos, fallo su Loretti Matos, fischio degli arbitri Cimini e Ciotola, quindi 9 metri per l'Iomi che riparte con Gomez, 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 ancora un fallo, quindi ancora un 9 metri, fallo su Gomez, Landri, Loretti Matos, ancora giro palla, Gomez, Gomez, la conclusione, la rete ancora di Sule Gomez, sesta rete personale e undicesima rete di squadra per l'Iomi.
Ora dopo Breva, a conclusione parata da Prusser, che può far ripartire per Gomez, Landry per l'Iomi, Loretti Matos ancora nello spazio, fermata, si riparte però ancora con Gomez, ancora Coppola rientrata al posto di Casale, fuori anche Napoletano, dentro di nuovo Casale per vari cambi operati da coach Rupez. Tanto Loretti Matos, Valentina Landi, Gomez, ancora giro palla per la formazione sanitana, Loretti Matos, la rete di Siriel Loretti Matos, rete numero 12 per l'Iomi. Ora dall'altra parte si prova Costanzo, che viene fermata fallosamente, fallo di Loretti Matos che becca anche il giallo, 7 metri per la formazione dell'Ariosto Ferrara. Dobreva pronta dalla linea dei 7 metri contro Monica Pruster. Parte Dobreva, Pruster para, quindi non cambia nulla, 12-7 dopo 20 minuti di gioco nel primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, tra la Iomi, Pidio Salerno dell'Ariosto Ferrara. Gomez per Salerno, poi dalla costa Loretti Matos, Casale, giro palla Iomi, Gomez, Gomez ancora, Gomez per Coppola, fermata fallosamente, 9 metri. Tanto è uscita anche Landry ed è entrata dalla costa per la formazione di coach Neven Rupez, che poi chiama timeout per organizzare meglio l'azione d'attacco. Si ritorna in campo dopo il time out ordinato da coach Rupez, con il possesso Iomi Salerno. In campo c'è anche Erika De Somma con la maglia numero 6. Salerno in possesso con Gomez, dalla costa Loretti Matos, giro palla, poi ancora Gomez dalla costa per Casale, Casale, la conclusione parata, e poi in qualche modo si salva l'Ariosto e riparte con Belbe, Belbe per Costanzo, Costanzo si ferma, serve Dobreva, Dobreva, la conclusione parata da Brusser, quindi riparte Salerno. Brusser dalla costa, giro palla Gomez, Loretti Matos, Casale, Loretti Matos, ancora giro palla Iomi con Gomez, dalla costa Coppola, Coppola, Coppola per Loretti Matos, il fallo su Loretti Matos, il fischio degli arbitri, 9 metri. Ancora dalla costa per Iomi, Casale non controlla, perde la sfera, rimessa dalla linea laterale per Pern Thaler, che serve Dobreva, poi Costanzo, Dobreva ancora, poi giro palla della formazione allenata da Carlos Britos dell'Ariosto Ferrara. Dobreva per Belbe, Tisato, Costanzo si brucia nello spazio, poi sbaglia il fischio degli arbitri, il 9 metri, giallo per Casale che ha commesso il fallo. Quindi ancora possesso Ariosto Ferrara. Con
Tisato, poi Costanzo, giro palla Dobreva, poi ancora Belbe, fermata, anzi era Costanzo, e due minuti per Casale per il fallo commesso, superiorità per l'Ariosto, due minuti per Laura Casale, combinati dagli arbitri che sono Ciotola e Cimini e Ciotola. Tanto il possesso è sempre per l'Ariosto con Costanzo, poi Tisato, ancora Costanzo si butta nello spazio, poi vantaggio, quindi Dobreva, può servire Marcheggiani, Marcheggiani la mette in fondo al sacco, rete di Nicoletta Marcheggiani, poi fuori ora Pruster, dentro Pina Napoletano per l'uomo di movimento in più in casa Iomi, ordinata da coach Rupez, fuori anche Erika De Somma, dentro Vicky Romeo, salendo in possesso con Lauretti Matos, dalla costa Gomez, dalla costa ancora, dalla costa, dalla costa, rete di Ilaria dalla costa, rete numero 13, 13-8, poi il fallo di Lauretti Matos su Costanzo, quindi 9 metri per la di Rosso Ferrara, che riparte con Dobreva, giro palla Tisato, Costanzo, Costanzo ancora Dobreva per Tisato, Tisato si alza, la conclusione è fuori, ancora Iomi che può ripartire con Dalla Costa, poi ancora fuori di nuovo Brusser, Reggio Napoletano per l'uomo di movimento in più in casa Iomi Pintio, e ora manovra con Pina Napoletano, Dalla Costa, Gomez, Dalla Costa ancora, la conclusione parata di Dalla Costa, può ripartire quindi la formazione ospite con Belbe, poi Tisato, Dobreva, Dobreva, Dobreva ancora, fermata, serve però Tisato in qualche modo, il fallo, 9 metri per l'Ariosto. Con Costanzo in possesso la formazione ospite di coach Britos, gira palla con Dobreva, Marcheggiani, Marcheggiani, Dobreva ancora, poi l'errore, riparte la Iomi con Gomez, Gomez in contropiede, Gomez, Coppola, Coppola, Gomez, infrazione in attacco e quindi cambio di possesso, riparte la formazione ospite con Nerea Costanzo, poi Tisato, Dobreva, giro palla al 25esimo del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, Ariosto in attacco, fermata, poi ancora Dobreva recupera per l'Ariosto, Costanzo, Dobreva, Tisato, ancora Dobreva, giro palla, Dobreva per Belbe, ancora Dobreva, giro palla veloce, prova a trovare un varco che non c'è, Dobreva ricomincia, poi serve o prova a fare Katia Soglietti, ma la conclusione è sbagliata, quindi riparte la Iomi con Dalla Costa, Gomez, Gomez, Gomez la mette in fondo al sacco, ancora lei su Lecky Gomez, rete numero 14 per la Iomi, numero 7 firmata da Sule Gomez, 14-8 il punteggio al 26esimo del primo tempo, possesso ora per Dobreva, per l'Ariosto, Costanzo, giro palla, ancora Dobreva si butta dentro ma sbaglia, subisce fallo, 9 metri, ancora possesso per l'Ariosto, Costanzo, giro palla, Dobreva,
Tisato, Tisato si alza, la conclusione è fuori di Tisato, c'è un errore, rettifica la, sì, c'era stata una deviazione, infatti non se n'era accorto l'arbitro, che poi ha cambiato prontamente la decisione. Ora possesso per l'Ariosto, con rientra Burgio in casa Ariosto, Ferrara, poi Costanzo, possesso di palla Marchegiani, che si è spostata sull'altro lato, quindi Tisato, Costanzo, Costanzo si butta dentro, fallo in attacco fischiato a Costanzo, sfondamento, riparte in contropiede napoletano, servita magnificamente da Monica Brusser, lancio millimetrico e rete di Pina Napoletano, numero 15 per la Iomi, 15-8, quando siamo giunti al 27esimo minuto del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, quarta giornata, lo ricordiamo, del campionato di massima serie di pallamano femminile. L'incontro è Iomi Salerno, Ariosto Ferrara, intanto ancora un pasticcio dell'Ariosto che perde la sfera, riparte il contropiede, Coppola, 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 rete di Antonella Coppola, il capitano, rete numero 16 per l'Iomi, 16-8, ancora un contropiede mortifero della Iomi Salerno con Capitan Coppola che l'ha messa alle spalle di Perdaler. Ora l'Ariosto manovra in attacco, lo fa con Marchegiani, poi Costanzo, ancora Marchegiani, Soglietti, Marchegiani, Costanzo, fermata in qualche modo con un fallo, fischio degli arbitri, 9 metri, Belbe fa ripartire la formazione ospite, Costanzo, poi Burgio per Costanzo che prova la conclusione, fermata, rimessa laterale, ancora una volta gli arbitri cambiano la decisione e affidano la palla ancora, hanno visto ancora una volta una deviazione, quindi ancora possesso per l'Ariosto, Costanzo, poi ancora Marchegiani per l'Ariosto, Tisato, Costanzo, Marchegiani per Soglietti, la conclusione è parata da Monica Brusser, ancora però rimessa dalla linea laterale per l'Ariosto, quando manca 1:30 alla fine del primo tempo, ancora Ariosto in possesso con Marchegiani, poi Costanzo, giro palla della formazione ospite di Carlos Britos con Costanzo che si butta nello spazio, la conclusione è parata, ancora il recupero della formazione ospite, la rete messa a segno dalla numero 3 Belbe, rete numero 9 per la formazione ospite dell'Ariosto, 16-9, intanto ancora cambi in casa Iomi ordinati da coach Lupez, sono entrate ancora Casale, Lauretti, Matos al posto di Napoletano e Coppola, tanto Landri che è ritornata sul 40x20, serve Lauretti Matos, poi De Somma che anche lei è rientrata sul 40x20, Lauretti Matos, Lauretti Matos sbaglia la conclusione, riparte in contropiede Soglietti, 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 la rete di Katia Soglietti in contropiede, rete numero 10, ora si prova dalla costa che però colpisce il palo, poi ancora un errore, lancio troppo lungo per Soglietti, quindi rimessa per l'Iomi, Landri dalla costa, Casale, giro palla Iomi, Loretti Matos, mancano pochi secondi alla fine del primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, Casale sbaglia, rimessa dalla linea di fondo, poi però arriva il fischio della sirena, si conclude il primo tempo 16-10 per l'Iomi, dopo il primo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra l'Iomi Salerno e l'Ariosto Ferrara. Squadre nuovamente sul 40x20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo di Salerno per il secondo tempo del match tra la Iomi Salerno
l'Ariosto Ferrara, primo tempo che lo ricordiamo si è concluso con il punteggio di 16-10 in favore della formazione allenata da coach Rupez, formazione saitana che ora è in possesso palla con Dalla Costa, Landri, Gomez, giro palla dell'Aiomi, Gomez ancora, Napoletano si butta nello spazio, Gomez si alza, la conclusione parata dalla numero 12 Paola Gambera, che è entrata alla difesa dei pali dell'Ariosto al posto di Melanie Peltaller. Riparte ora l'Ariosto con Marcheggiani, Soglietti, giro palla ora per la formazione di Britos, Costanzo, Dobreva, Marcheggiani, ancora giro palla, Dobreva ancora, non c'è spazio, poi serve Belbe, fermata con un fallo da Capitan Coppola, fallo sul pivot della formazione di coach Britos. Belbe, maglia numero 3, 9 metri, ancora formazione dell'Ariosto in possesso di palla con Nicoletta Marcheggiani, ancora Ariosto con Costanzo, Marcheggiani, poi Soglietti per Costanzo, Marcheggiani, Dobreva, Marcheggiani prova a servire Belbe, ci riesce, però Ferrari ferma tutto, ma c'è il fischio degli arbitri, il 7 metri, fallo di Valentina Landri, 7 metri comandato dai direttori di gara Cimini e Ciotola. Ora dalla linea dei 7 metri ci va Nerea Costanzo contro Elisa Ferrari. Arriva il fischio, parte Costanzo contro Ferrari. La rete di Nerea Costanzo. Seconda rete personale per la numero 7 dell'Ariosto. 16-11, ora Salerno con Gomez. Un fallo su Gomez, commesso da Costanzo. 9 metri. Fischiato dai direttori di gara, Landri, Dalla Costa, giro palla per la formazione di casa con Valentina Landri, Vicky Romeo si butta nello spazio, Romeo, la conclusione, il fischio degli arbitri, il fallo è 7 metri, fallo su Vicky Romeo, 7 metri per l'Aiomi. Sulle Gomez, numero 10 della Iomi PDO Salerno, dalla linea dei 7 metri contro Paola Gambera. Arriva il fischio, parte Gomez. La rete di Sulle Gomez, rete personale numero 8 per Sulle Gomez, numero 17 per la Iomi Salerno. 17-11 il punteggio qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo tra la Iomi e l'Ariosto. Ariosto che ora in possesso con Dobreva, poi Burgio, subisce fallo, 9 metri, Dobreva ancora, Costanzo si butta nello spazio, serve Marcheggiani, ancora Costanzo, poi Dobreva, Marcheggiani fermata, fischio degli arbitri, 9 metri per l'Ariosto, Dobreva. Ancora Marcheggiani, si butta dentro, Marcheggiani colpisce il palo, poi Soglietti però recupera, il pallonetto di Katia Soglietti che però sbaglia, riparte l'Aiomi con Landri, Landri per Romeo, poi Gomez, Dalla Costa, ancora Aiomi Salerno in possesso con Dalla Costa, Gomez, giro palla della formazione di coach Rupez per scardinare la difesa attentissima della formazione ospite, poi Gomez non aggancia, c'è il fallo fischiato a lei in attacco, quindi palla recuperata dall'Ariosto Ferrara che può ripartire con Soglietti, Marcheggiani per Costanzo, costretta però a rallentare il gioco, giro palla per l'Ariosto, Marcheggiani, Dobreva, ancora Belbe,
per Dobreva che si alza, tira e segna. Nelly Dobreva, quinto gol personale per Nelly Dobreva, 17-12. Dall'altra parte però c'è Salerno con Landri. Landri, la parata ancora di Paola Gambera, con un braccio respinge la conclusione di Valentina Landi. Paola Gambera, quindi non cambia il punteggio. Possesso da per l'Ariosto con Marcheggiani, Soglietti, poi ancora Costanzo per Dobreva, ancora formazione ospite, prova a servire Soglietti che però non aggancia, sfera quindi cambio di possesso, Iomi con Ferrari che serve dalla costa, Coppola dalla costa ancora, si butta nello spazio, serve Vicky Romeo sull'ala, Vicky Romeo, la conclusione, la rete dall'ala di Vicky Romeo, quarta rete personale per Vicky Romeo, rete numero 18 per l'Iomi Salerno, 18-12 il punteggio dopo 7 minuti del secondo tempo qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo, c'è l'Iomi Salerno e l'Ariosto Ferrara. Il match valido per il quarto turno del campionato di Serie A femminile. Intanto ancora una rete di Nelly Dobreva, sesta rete personale, rete numero 13 per l'Ariosto. Ancora Salerno però con Coppola, risponde subito il capitano, rete numero 19 per l'Iomi, 19-13. Siamo già dall'altro lato con l'Ariosto in possesso, Costanzo, Marcheggiani, Dobreva, giro palla dell'Ariosto con Marcheggiani ancora che si butta nello spazio, serve Dobreva, Costanzo non si passa di lì, poi Costanzo trova un varco ma viene fermata con un fallo dalla costa, quindi 9 metri fischiato dalla coppia arbitrale Cimini-Ciotola. Ancora Ariosto con Marcheggiani che si alza, la conclusione fuori, quindi nulla di fatto, può ripartire Valentina Landri servita da Elisa Ferrari, poi Gomez dalla costa nello spazio, c'è Ilaria dalla costa, non si lascia pregare due volte e la mette in fondo al sacco, 20-13 il punteggio. Possesso ora per l'Ariosto con Dobreva, poi Marcheggiani, Soglietti, ancora giro palla per la formazione di coach Britos con Nerea Costanzo, poi Dobreva, ancora Costanzo si butta nello spazio, la parata di Ferrari, riparte in contropiede Pina Napoletano, aggancio millimetrico e rete sull'azione di contropiede, preciso e puntuale il servizio di Elisa Ferrari per Pina Napoletano che ha mandato la sfera in fondo al sacco, 21-13, il time out ordinato da coach Carlos Britos. Tornano nuovamente in campo sul 40-20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo le due formazioni dopo il time out chiamato dal tecnico dell'Ariosto Britos. Possesso per l'Ariosto Ferrara con Dobreva, poi Marcheggiani, giro palla per la formazione ospite, Dobreva, ancora Marcheggiani, poi Dobreva ancora, non si passa di lì, quindi cambio di lato per Soglietti,
la conclusione alla rete di Katia Soietti dall'angolo. Vede personale numero 2 per Soietti, numero 14 per l'Ariosto. Siamo intanto già dall'altro lato con Gomez che serve dalla costa. Dalla costa si butta nello spazio, subisce un fallo. La conclusione era terminata alta, ma c'è stato il fischio degli arbitri, quindi il 9 metri. E ancora Iomi in possesso con Laura Casale che va alla battuta. Landri dalla costa, giro palla, Pina Napoletana sull'ala, poi ancora Gomez, Landri dalla costa, la conclusione, ancora una parata di Paola Gambera, quindi nulla di fatto, 21-14 dopo 10 minuti del secondo tempo. C'è la Iomi e l'Ariosto, Ariosto che ora riparte con Dobreva, poi il fallo su Costanzo di Laura Casale, il fischio degli arbitri, 9 metri. Ancora Ariosto con Marcheggiani, Soietti, giro palla. Poi Berbe in qualche modo, serve Dobreva che viene però fermata con un fallo, 9 metri ancora. Ancora Dobreva, c'è un fischio degli arbitri, tutto da rifare. Bisogna ribattere il 9 metri, lo batte Belbe, serve Dobreva, giro palla per Marcheggiani, Costanzo, ancora Costanzo, Marcheggiani, Costanzo si butta nello spazio, subisce fallo, 9 metri, ancora Belbe, serve Dobreva, giro palla per Marcheggiani, Marcheggiani. Poi serve Dobreva ancora, Costanzo si butta nello spazio, serve Soietti dall'ala, l'errore di Soietti, rimessa dalla linea laterale per l'Iomi che riparte con Gomez, servita da Ferrari, poi dalla costa che aggancia in qualche modo, poi perde la sfera, può ripartire l'Ariosto con Soietti, poi Belbe, in qualche modo però si salva ancora l'Iomi, riparte dalla costa, Vicky Romeo, contropiede di Romeo, il pallonetto e la rete in pallonetto, spettacolare la rete in pallonetto di Vicky Romeo che riscuote gli scroscianti applausi della palestra Caporale Maggiore Palumbo. 22-14 per la Iomi Salerno, con l'Ariosto in possesso, con Costanzo, Marcheggiani, ancora Dobreva, fermata, però serve ancora Costanzo, poi Belbe, Marcheggiani, si butta nello spazio, commette infrazione in attacco, Nicoletta Marcheggiani, ex dell'incontro, riparte quindi l'Iomi, Ferrari però sbaglia il servizio per dalla costa, poi Landi recupera ancora la sfera, Napoletano, Casale, rete di Laura Casale, prima rete personale, rete numero 23 per la Iomi Spidio Salerno. Ora è possesso per Ferrara con Soietti, poi Tisato, ancora giro palla delle ospiti con Neria Costanzo nel ruolo di centrale. Serve Burgia sull'ala, poi ancora Costanzo, si butta nello spazio, viene fermata con un fallo da Laura Casale, il fischio degli arbitri, 9 metri, Tisato, poi ancora Dobreva che si gira, prova e ci riesce a servire una compagna, Belbe, poi Costanzo, si butta nello spazio, Costanzo, la parata di Elisa Ferrari, ma c'è il fallo. Il 2 minuti combinato a, se non andiamo errati, Gomez, sì, Sulecki Gomez, 2 minuti per Sulecki Gomez, 7 metri per l'Ariosto Ferrara. Dalla linea dei 7 metri ci va Nerea Costanzo, rientra ai pali Monica Pruster, quindi Monica Pruster contro Nerea Costanzo. Parte Costanzo, la conclusione, la parata di Monica Pruster, poi fischio degli arbitri, fallo in attacco e cambia ancora, rientra Ferrari al posto di Pruster. Intanto fuori Ferrari, dentro Coppola per l'uomo di movimento e più
in casa Iomi Pintino Salerno, ordinata da coach Rupez. Salerno che può manovrare con Valentina Landri, Dalla Costa. Landri ancora, si butta nello spazio, poi il servizio per Dalla Costa, Casale. Casale per Coppola. Coppola, rete ancora una volta del capitano Antonella Coppola. Dall'altro lato intanto si prova Costanzo che viene fermata. Fallo ancora, ancora un altro due minuti per Laura Casale. Iomi in doppia inferiorità numerica ora. Fuori per due minuti Casale e Gomez. E ancora un 7 metri per la formazione di coach Britos. Dalla linea dei 7 metri ci va Katia Soglietti, questa volta contro Elisa Ferrari. A parte la conclusione, la rete di Soglietti, terza rete personale per la numero 77 dell'Ariosto, rete numero 14 per la formazione ospite. Tanto ancora cambi di movimento per coach Rupez, che manda in campo Vicky Romeo al posto del portiere Elisa Ferrari. Coppola per Romeo, Coppola ancora, Coppola, Coppola per Pina Napoletano, bisogna però ripartire, non si passa di lì. Allora Valentina Landri, Coppola, ancora Coppola, il capitano si ferma, infrazione, rientra quindi Ferrari, riparte ora l'Ariosto ancora con Soglietti. Soglietti, la conclusione del servizio per Burgio, ancora Soglietti, poi Dobreva, ancora Burgio, la conclusione, la rete della numero 8, Giulia Burgio, Burgia, chiedo scusa, rete numero 15 per l'Ariosto, 24-15 dopo 15 minuti del secondo tempo. Ancora in campo Gomez che riesce dai due minuti e Romeo fuori il portiere in casa Iomi, poi ancora una rete del capitano Antonella Coppola, quinta rete personale, 26-25-16 per la Iomi contro l'Ariosto, questo match valevole, 26 dovrebbe essere, non andiamo ai dati, ma il tabellone continua a segnare 25, tanto l'Ariosto ci prova con Tisato che viene fermata, la sua conclusione. Riparte Napoletano, magicamente servita da Elisa Ferrari, e Pina Napoletano non sbaglia per la rete numero 26. Lancio millimetrico di Ferrari per Pina Napoletano, che non si è lasciata pregare due volte, ha messo la sfera in fondo al sacco. Tanto ancora un errore, riparte ancora Romeo in contropiede. Romeo, Romeo, rete di Vicky Romeo ancora per l'Iomi. Erroraccio, bella persa in casa Ariosto, e Vicky Romeo non ha perdonato. 27-16, possesso per l'Ariosto con Tisato, poi Costanzo, Dobreva, giro palla per la formazione di coach Carlos Britos dell'Ariosto Ferrara. Dobreva, poi ancora Dobreva, si alza, serve Belbe che realizza nel ruolo di pivot. Camilla Gilberbe realizza il terzo gol personale, la rete numero 15, poi ancora un errore della Iomi. Soglietti per Marcheggiani, il pallonetto di Marcheggiani e il gol. 26-18, qualche errore di gioco da una parte e dall'altra. E gol che piovono a grappoli qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Intanto Gomez, Gomez fa tutto da solo, da sola, e mette dentro la rete numero 9 personale. Intanto Marcheggiani, Marcheggiani subisce fallo, 9 metri dall'altro lato. Possesso per l'Ariosto con Dobreva. Costanzo, Tisato, poi Soglietti, giro palla per l'Ariosto Ferrara. Costanzo, serve Tisato, poi Dobreva, non si passa di lì, allora bisogna ricominciare da Soglietti. Soglietti per Belbe, poi Costanzo, per Dobreva ancora.
disagio, fermate ancora in qualche modo, riparte il capitano Coppola. Coppola, Coppola, tutta sola, Coppola non sbaglia, il capitano ancora. Rete numero 28 per l'Aiomi. Intanto cambio ancora per la formazione ospite, è entrata Maria Anica Sandri, maglia numero 35, ora in possesso di palla al posto di Tisato, numero 14. Giro palla per la formazione del Ariosto Ferrara con Dobreva, poi Sandri. Giro palla ancora, prova a scardinare la difesa Dobreva, poi Costanzo si butta nello spazio, serve Soglietti, non si passa, il fallo, 9 metri per l'Ariosto, con Belbe, poi Sandri, ancora Costanzo, Dobreva, giro palla, passivo per l'Ariosto, si alza il braccio degli arbitri, Anica Sandri si butta nello spazio, poi prova a servire, riparte però in qualche modo Gomez, che poi serve ancora Coppola, Coppola, ancora un gol del capitano Antonella Coppola, rete numero 29 per Antonella Coppola, per l'Aiomi, rete numero 7 personale del capitano, e coach Britos corre ai ripagli e chiama time out. Squadre che ritornano in campo dopo il 40 sul 40 per 20 della palestra Caporale Maggiore Palumbo, dopo il time out chiamato da coach Britos dell'Ariosto Ferrara, punteggio 29 a 18 per l'Aiomi PDO Salerno quando mancano 10 minuti e 50 secondi alla fine del match qui tra l'Aiomi e l'Ariosto. Ariosto che ora può manovrare con Anica Sandri, poi Dobreva per Costanzo che si butta nello spazio, Anica Sandri, la conclusione, la rete di Anica Sandri, rete numero 18, 29 a 18, anzi a 19, correggono ora il punteggio, però siamo già dall'altra parte, Landry subisce il fallo, quindi ancora possesso per l'Aiomi con Dalla Costa, poi Landry, Gomez, Dalla Costa, Lauretti Matos, Gomez, 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 rete numero 10 personale di Sulecki, Gomez, e numero 30 per l'Aiomi. Intanto dall'altra parte il pallonetto di Soglietti che realizza il quarto gol personale e il gol numero 20 per l'Ariosto, 30 a 20 per l'Aiomi in questo match quando mancano 9 minuti e 28 secondi. Intanto ancora Salerno in possesso con Dalla Costa, poi Gomez, Landry, giro palla, schema, Landry si butta nello spazio, serve Gomez, Gomez, la conclusione colpita in pieno volto, gambera da Sule Gomez, nulla di fatto, si riprende con la rimessa da parte di Paola Gambera per l'Ariosto, che serve Dobreva, poi Costanzo, Anica Sandri, serve Soglietti, giro palla per l'Ariosto Ferrara,
con Dobreva per prova a servire la compagna, c'è il fallo di piedi, quindi possesso per la formazione ospite, la conclusione alla rete di Nicoletta Marcheggiani, terza rete personale per Marcheggiani e rete numero 21 per l'Ariosto, 30-21 il risultato. Dalla Costa può manovrare per l'Iomi, poi Landry nel ruolo di centrale, servizio per Gomez, rete numero 11 personale di Sule Gomez, il numero 31 per l'Iomi, 31-21 il punteggio. Ora l'Ariosto è in possesso con Costanzo, Dobreva, Anika Sandri, poi giro palla della formazione di coach Britos dell'Ariosto Ferrara, Dobreva, Costanzo si butta nello spazio, Costanzo serve Marcheggiani, la conclusione parata però da Elisa Ferrari, quindi si riparte con Landry, Gomez ancora, Gomez per Romeo, il palo a dirle di no, rimessa dalla linea laterale per l'Ariosto che può ripartire con Costanzo servita da Gambera, poi Dobreva, ancora Costanzo, c'è un varco, il servizio, il fallo, fallo su Belbe, numero 3 dell'Ariosto, quindi 9 metri per la formazione ospite qui alla palestra Caporale Maggiore Palumbo. Sandri, Soglietti, Sandri ancora, giro palla, Dobreva, Costanzo, Dobreva prova a servire, però poi perde la sfera Marcheggiani, ma c'è il fischio degli arbitri, il fallo su Nicoletta Marcheggiani, 9 metri ancora per la formazione dell'Ariosto Ferrara che può manovrare con Anika Sandri, poi Nerea Costanzo, Belbe per Dobreva che si alza, la conclusione di Dobreva, la rete numero 7 personale di Nelly Dobreva e numero 22 per l'Ariosto, 31-22 qui tra Iomi PDO Salerno e Ariosto Ferrara. Iomi ora in possesso con Dalla Costa, poi Landry ancora Dalla Costa, Gomez giro palla, ancora chiama lo schema Gomez, fallo su Gomez, 9 metri, ancora Casale serve Dalla Costa, poi Gomez ancora, giro palla, Romeo, Landry, poi Dalla Costa si alza e tira insaccando alle spalle di Gambera, ancora Gomez recupera un pallone prezioso e può ripartire in contropiede, ancora Gomez, la rete numero 12 personale di Gomez, numero 33 per la Iomi, 33-22 al 25esimo minuto del secondo tempo. Intanto movimenti in panchina per la Iomi, è entrata già la giovane De Somma, mentre si preparano anche Roberta Motta, Simona Piraglia e Giulia Antonia Fabbo. Si preparano alle spalle panchina di coach Rupez, intanto Soglietti dall'altra parte viene fermata, Marcheggiani però recupera, Marcheggiani si gira, Marcheggiani la mette in fondo al sacco, rete numero 4 personale per Nicoletta Marcheggiani e rete numero 23, 33-23 per la formazione per la Iomi. Tanto fuori Ferrari, dentro Coppola per l'uomo di movimento in più, ordinata da coach Rupez. In casa Iomi PTO, Casale, fermata fallosamente. Ancora Casale, serve Dalla Costa, poi Gomez, giro palla per la Iomi. Fuori di Romeo, intanto Casale fermata con un fallo, c'è il fischio degli arbitri, vediamo un po', 2 minuti per Anika Sandri che ha commesso il fallo,
Intanto cambio anche nelle fila della formazione di Coach Britos, fuori Dobreva, dentro Giulia Burcia con la maglia numero 8. Intanto ancora possesso per l'Iomi con Casale, Gomez, Casale ancora, giro palla, De Somma, Gomez, ancora per Lauretti Matos che però sbaglia la conclusione. Bisogna ritornare frettolosamente in difesa per la Iomi. Intanto fuori anche Soglietti nelle fila dell'Ariosto, dentro la numero 46 Alicia Grossi. Ariosto che può ora attaccare con Nelly Dobreva, Nerea Costanzo, Marcheggiani, ancora Dobreva, la conclusione murata, poi Belbe, la conclusione, la rete di Camila Gil Belbe, numero 3 della formazione ospite. 33-24 al 27esimo del secondo tempo. Fuori ancora l'uomo di movimento in campo per l'Iomi, fuori Ferrari, dentro Vicky Romeo. Tanto Casale può manovrare dalla costa, poi Gomez per Lauretti Matos, ancora una parata di Gambera, quindi ancora nulla di fatto. Bisogna ripartire per la formazione ospite con Dobreva, poi Costanzo, ora Belbe, Dobreva, giro palla per l'Ariosto, ancora Dobreva per Costanzo che prova a sorpassare Casale che la ferma con un fallo, quindi 9 metri. Dobreva per l'Ariosto, poi Costanzo ancora per Belbe, ancora Costanzo, fermata fallosamente, 9 metri. Dobreva, dice intanto Santi, ma poi l'Ariosto perde la sfera. Santi che ha scontato 2 minuti di sospensione, si ferma Coppola e poi sbaglia, riparte Nerea Costanzo in contropiede per la formazione ospite, poi Belbe realizza ancora, quinto gol personale per Belbe ed è numero 25 per la formazione ospite. 33-25, intanto entra anche un altro giovane prodotto del vivaio della Iomi, Giulia Antonia Fabbo, maglia numero 23, e spazio anche per la numero 32 Simona Biraglia, altro prodotto del florido vivaio della Iomi. Intanto Lauretti Matos si butta nello spazio, viene fermata con le cattive, quindi c'è il fischio degli arbitri, 9 metri, quando manca 1 minuto e 4 secondi alla fine di questo incontro. Qui c'è la Iomi e l'Ariosto, intanto Fabbo viene fermata con un fallo, 9 metri, è entrata anche Roberta Motta, ancora un altro prodotto del vivaio, Roberta Motta con la maglia numero 5 per la Iomi. Tanto vivaio in campo, poi Lauretti Matos prova la conclusione e la mette in fondo al sacco, rete numero 34 per la formazione di casa, che ora manda in campo una formazione giovanissima con tanto vivaio. Fabbo, Motta, Biraglia, De Somma, tutti i prodotti del florido vivaio di casa PDO, tutto dell'ottimo lavoro svolto dalla società del presidente Pisapia. Tanto fischio degli arbitri, nonostante la parata di Ferrari, c'è 7 metri per la formazione, ma è finita, suonata la sirena, ma è 7 metri, bisogna comunque tirarlo. Quindi c'è Annika Sandri contro Ferrari, realizza Annika Sandri il gol e quindi si chiude il match 34-26. Da Alessandro Luciani è tutto, appuntamento alle prossime gare interne della Iomi PDO Salerno, ribadendo il punteggio 34-26 tra la Iomi e l'Ariosto Ferrara.